Nano da TV Special numero 4. Oggi puntiamo i riflettori sopra Flashbook. Il buon Cristian Posocco ci risponderà alla prima domanda, che sai già, eh? È di darci qualche anticipazione sulle future pubblicazioni. Sì, ho nominato Hyatari Ryoko. Il titolo italiano è ancora in discussione. Il titolo italiano è stato deciso, ma grazie alla potenza di questi mezzi, della macchina del tempo, in realtà io non lo so ancora, anche se in realtà lo so. E non riesco a capire come questo paradosso temporale sia possibile, ma io non so una cosa che so già, perché oggi il titolo è già stato comunicato e l'ho comunicato io, per cui come faccio a non saperlo? Oddio, mi sto incartando. Sì, insomma, andiamo avanti con Adachi, perché Adachi è Adachi, ed è bello leggere Adachi. Quando non ci sarà più Adachi, ci mancherà Adachi, per cui finché c'è Adachi, godiamoci Adachi. E poi, come manhwa, ci sono delle idee, ma ancora nulla di fatto. Diciamo che ampliamo di nuovo il parco shoujo. C'è stato un periodo in cui eravamo molto forti in questo settore, poi c'è stato un periodo in cui abbiamo diminuito un po' il numero delle pubblicazioni, perché comunque mi stavo concentrando più sui seinen, e adesso torniamo a infoltire e rifoltire il parco shoujo, tra l'altro con un titolo molto atteso, per cui dopo Daisy sono molto contento di essere riuscito a pensare un altro, che siamo riusciti a pensare un altro colpo abbastanza carino, e che allarga il numero degli editori con cui Flashbook sta lavorando. Cristian, se dovessi consigliare una tua opera ai ragazzi e alle ragazze che ti seguono, cosa consiglieresti? Five Star Stories, che è il primo ovviamente che consiglierei, e che consiglio a che pubblico, ma diciamo un po' a tutti, a chi legge gli shonen per farsi un'idea di cosa può essere il manga anche al di fuori degli shonen, ma lo consiglio poi anche alle ragazze, perché c'è anche una forte componente di relazioni umane, e anche magari sentimentale, e che è anche uno stile che secondo me viene molto apprezzato dalle ragazze. Ai fanatici di fantascienza, di mecha, perché sono dei mecha spettacolari, ai fanatici del fantasy, ma anche della letteratura fantasy, perché comunque si sono sprecati paragoni con Dune, con la saga di Star Wars, ma io direi che c'è anche un po' di letteratura fantasy, quella quasi femminile, non so, alla Marion Zimmer Bradley, per dirne una, piuttosto che il fantasy invece quello degli universi alla Tolkien. Una cosa assolutamente eterogenea, che mescola così tanti elementi, che può piacere veramente a tutti. Certo che comunque lo stile grafico, che io lo giudichi artisticamente eccezionale, può sembrare difficile ad alcuni abituati allo stile moderno, ultra dinamico, ultra retinato, ultra pieno di effetti speciali e con rotti voletti, eccetera eccetera. Per cui insomma, chi si ferma a un'apparenza ed è a una conformità con quelle che sono le regole estetiche contemporanee, potrebbe non riuscire a fare quel salto necessario per comprenderlo. Sul campo shoujo non posso che consigliare Electroshock Daisy, che è uno degli shoujo che io ho amato di più in assoluto fra tutti quelli che ho letto, che è bello perché fa ridere, fa emozionare e fa piangere allo stesso tempo. L'autrice è veramente brava nel gestire i personaggi, crea personaggi adorabili, li gestisce in maniera fantastica, con dei dialoghi ben riusciti. È un gran bel fumetto e ci sta dando effettivamente soddisfazione. Io amo molto, anche fra tutti gli Adachi, vi rivelo una cosa, quello che io in questo momento preferisco è, sembra strano, Marco Breno di Spezia. È una commedia, secondo me, deliziosa, con delle battute splendide, cioè quelle che ti fanno sorridere proprio di gusto, non la risata sguaiata, è proprio quel sorriso piacevole, dopo quando hai finito di leggerlo pensi ma che bello. Sì, anche questo, non essendo uno shonen originalmente, però in Italia credo sia più adatto a un pubblico di lettori un po' più formati. E adesso però devi anche consigliare un manga di un'altra casa editrice.
Allora, come genere shonen io dico One Piece, nonostante ultimamente secondo me si stia facendo troppo confusionario, però comunque l'ho amato molto per la fantasia dell'autore nel creare anche grafica, nel creare personaggi, situazioni. Dirò una bestialità, ma io all'inizio ho detto questo secondo me è lo Yakoviti giapponese. Nel campo seinen, a me piace molto Marche Story. È un fumetto che effettivamente è un po' invidio alla concorrenza, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista dell'atmosfera, che per i personaggi è secondo me un gran bel fumetto. Dal punto di vista shoujo, quando verrà pubblicato, leggetevi Kimetsu no Ribbon perché è delizioso, anche lì un po' mirone. E se posso citare anche un manhwa, trovo veramente molto bello The Breaker, che verrà pubblicato a breve dalla casa editrice ancora, e che secondo me è stato un buon colpo d'occhio. E adesso occhio alla bomba, attenta, attento alla domanda di Christian. Perché chiedete tanti certi fumetti che poi non comprate? Oppure, meglio, pensate veramente che di essere così tanti voi che magari cercate certe cose e di influenzare, poter veramente sostenere una casa editrice? Pensate veramente che si possa pubblicare sempre bello, solo bello, e di andare avanti senza nessun problema? Scrivi la risposta qui sotto. Nei commenti, ovviamente. Ci sentiamo alla prossima! Ciao! Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato!